Siamo con Rosario Ianni, tecnico in seconda della San Michele, abilitato da poco mi pare, giusto Rosario? Ma Rosario, allora una buona partita oggi mi pare da parte della tua squadra. Sì, appunto in settimana venivamo da una buona prestazione con un brutto risultato fuori casa a Reggio con il Borgo e oggi ci siamo riscattati molto bene. Possiamo dire che tranne qualche piccola sbavatura abbiamo avuto la partita in mano sin nei primi minuti. Ci manca un po' di cattiveria sotto porta che la dobbiamo curare, anche appunto gli episodi sotto porta parlano chiaro, abbiamo avuto un paio che... Sì, sicuramente, sì, nel secondo tempo sicuramente si poteva fare effettivamente qualche gol in più, però brava pure la difesa avversaria. Come l'hai visto il San Roberto? È una squadra molto compatta, con degli elementi di valore che hanno sempre giocato in questa categoria. Vedi pure l'espulsione di un punto del ragazzo che è uno che ha sempre giocato nella categoria, non ricordo il cognome. Sapevamo che non veniva qua per una passeggiata, questo senza dubbio. L'abbiamo preparata e gli facciamo i complimenti perché non avranno problemi ad affrontare nessuna squadra in questo campionato. Noi l'abbiamo presa dall'inizio col piglio giusto e si è vista in campo. Complimenti ai ragazzi perché stanno mettendo in atto per quello che stiamo lavorando, il concetto che stiamo lavorando, che è quello di compattezza di squadra sin dai primi giorni, nei vari settori, sia del campo, della partita, nei vari momenti, che con compattezza e grinta. Senza strafare, si può arrivare a grandi risultati. Abbiamo visto oggi diversi elementi che all'inizio di campionato erano in panchina, altri invece che erano in campo all'inizio campionato. Sì, quello che professiamo. Si è avvicendato un pochettino la. Esatto, quello che professiamo sempre è che il lavoro della settimana riprende, quindi più li teniamo sul pezzo, più loro ci convincono che vogliono giocare e anche per uno spezzone di 5 minuti dimostrano che ci sbagliamo con le scelte iniziali o di cambio in corso, quindi abbiamo tutti i ragazzi sul pezzo e per questo li dobbiamo ringraziare. C'è sempre da migliorarsi però, questo è un processo di crescita iniziale che vogliamo portare avanti nel lungo termine. Non ci poniamo limiti, lavoriamo e andiamo avanti.